Tu che te per la seconda parte arriviamo a 30 like. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo tornati qui con i prodotti del supermercato. Non mica di guardare me. E no, chi? Babbo Natale. Siamo tornati con i prodotti del supermercato e non con dei semplici prodotti, ma con le Monster. Finalmente, era dall'inizio del canale che volevo fare un video del genere, perché per chi non lo sapesse, all'inizio del canale io volevo fare una miniserie in cui provavo delle Monster. Quindi oggi è arrivato il giorno per provare tutte le Monster. Possiamo fare il... come si chiama? Il tamburellista. No. Ma non sono tutte le Monster, sono solo 8. Perché? Le abbiamo divise in due parti, se no oggi spacchiamo... Se dovessimo berle tutte 16, spaccheremmo tutto il tavolo, da quanto saremmo agitati. Per la seconda parte, mi raccomando, arriviamo almeno a 30 like. C'è una top 3 di questa prima parte e la top 3 della seconda parte. E poi leggiamo il vincitore. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito col video. Bene ragazzi, partiamo con questa qua. Oltre a gustare il gusto, vogliamo vedere anche il colore, perché tutte avranno colori diversi. Immagino. Oh, Madonna. Ah, arancione rosato. È tipo un pesca. È gasata. Andiamo all'assaggio. Molto buona, mi piace. Non sa di niente. Le papille gustative andate. È dolcissimo. Sa di aranciata. Sì, sa di aranciata, ma misto succo. Per me è un bel 7,5. 7. Ah, frutto della passione, arancia e guava. Questa è la seconda. Verde così, mi piace anche io. Il design. Anche questa mi sa che è bella frizzante. Ma che schifo. Allora, colore trasparente verde. È verde, non è trasparente. Verde trasparente, non puoi dirmi che è verde. È verde acqua. Odore sa di mela. Di mela, succo di mela frizzante, tipo un po' strano. No, qua dice che è un frutto tropicale. Sa di mela, a me sa di mela. A te cosa sa? Sì, di mela. Questa, vabbè, 5 no, dai, 6 e mezzo. Io 5, a me piace. Va bene, prossima questa qua, tra l'altro questa è la nostra preferita. La mia preferita. La tua, ma anche la nostra, quella che beviamo di più. Questa è bella bianca. Questa qua è anche questo è un bel design. Andiamo all'assaggio. Ma sai che è strano averla dal bicchiere? È meno gasata. Sì, questa è meno gasata delle altre, secondo me. L'ho detto io, cosa devi dirlo tu? Me la ricordavo più buona. 7? No, io gli do un 8,5 comunque. Devo fare il rottino. Questa qua è la quarta, la apro io. Tra l'altro questa è super dry e dovrebbe essere simile a questa qua. Questa è energy e questa è super dry. Non so cosa cambia. Infatti questa la proveremo dopo questa per capire la differenza. Perché io non lo so. Tu lo sai, ma figurati se lo sai. Tu hai detto scusa? Questo verde mi piace, è tipo verde... Sì, verde lime. Verde lime, molto bello. Ma perché mi copi se non mi guarda? Sa di benzina, sa di detersivo, vero? Che schifo, a me non piace. Sai cosa sa? Sembrano un po' i mandarini. Sì, mandarini, è vero, ma è andata male, un gusto no, strano. Dai, tieni. No, cosa tieni, se non mi piace a me, ma cosa vuoi? Manca a me. Io sai meno, 5. Per ora la peggiore. Questa qua è la quinta, la apre Dani e vogliamo confrontarla con quella che abbiamo appena bevuto. Peggio. Che schifo. Peggio. È dolcissimo. Questa sa di qualcosa che non so. Ah, sai cosa sa di Red Bull questa? Che schifo, no, io però, allora, il colore non è molto invitante, tipo giallognolo. Non la voglio neanche assaggiare. Dani, dobbiamo assaggiare. No, non mi piace. Sa di antibiotico. È che piacevole, schifo. Non è troppo frizzante. La vuoi? È meno frizzante delle altre. No, da buttare, ciao. No. Un 4,5. No, mi piace a me. Comunque tra queste due qua non... Nessuna delle due. No, non c'è niente in comune. In comune no. Questa qua io do un 7. Mi è piaciuta abbastanza. Andiamo con questa che tra l'altro è quella che ho provato in Emilia Romagna, nel video dell'Emilia Romagna. Se non l'avete visto andatelo a vedere. Subito. Non spoilerò niente, mi devi dire tu se ti piace. Beh, distribuisci. Distribuisci, ma cos'è? Siamo al mercato? Io nel video avevo letto Ultra Golden Pineapple e ho detto quindi mela. E poi la bevevo e dicevo sì, in effetti sta di mela. Poi mi sono accorto che era ananas pineapple. Ci sta questa. Ci sta, ma me la ricordavo un po' più buona. Un po' neutra, me la ricordavo un po' più 7. Forte. 6,5. Mm. 7. Comunque il design di questa è forse la migliore. No, la più bella questa. Bellissima, così dorata. Ragazzi, mancano solo due Monster. Mi raccomando, arrivati a questo punto del video, se non avete messo like, siete dei barboni. Mettete subito like, subito. Andiamo avanti con questa e lasciamo per l'ultima quella che probabilmente io non ho mai assaggiato e neanche Danny. Oh.
Anche questa ha un bel design. Giusto, Monster. Questa è quella di... come si chiama? Della Dios de los Muertos. Mango Loco. È il mango, allora. Oh! Questo qua dovrebbe essere tipo succo gasato. Ma sai cos'è questo? Quella della Dios de los Muertos. Ma cosa stai dicendo? Eh sì, il giorno dei morti, in Messico. Però tanto secondo me è colorata. Questa me la ricordavo peggio. Mi piace. È succo tropicale gasato. No, non mi piace. Buono. 7 più. Sai. Ragazzi, andiamo con l'ultima. Questa qua blu. Boh, il colore non è molto invitante. Giallo pipì. Ancora questa pipì. Ma te la bevi tu, eh? Andiamo all'assaggio. Fai, sei ubriaca. Oh, spacchi tutto. Ragazzi, mi hai rotto i bicchieri. Poco frizzante. Incredibile. Oddio, che sapore è strano. 6. Non ha molto sapore, è un po' strano. 4 e mezzo. Cioè, sono ubriaco. Dennis, sei d'accordo? Facciamo questa top 3 di questa prima parte di Monsters. Facciamo prima la classifica di Danny, perché ci sono un po' di incongruenze tra la mia classifica e la sua classifica. Fai la tua top 3. Questa e poi questa. Quindi prima, seconda, terza per Danny, mentre per me prima, seconda e terza. Cioè, questa è la mia classifica. Tu stai insultando la nostra master preferita. D'ora in poi sarà questa qua. Io non la devo Aspetta, più con te. Mancano ancora le altre 8 monster. Sì, non si sa mai. Io non la devo più con te. Ah sì? Tanto chi la vedi? Prego. Per la seconda parte arriviamo a 30 like. In base alle monster che abbiamo provato oggi, scriveteci qual è la vostra preferita, mi raccomando. Vi ricordo, ragazzi, che la seconda parte ha le monster più interessanti, quindi mi raccomando, andate a mettere subito like, perché più interessante. Perché è la parte più interessante. Dato che non sappiamo dove mettere queste monster, vi lasciamo l'indirizzo di casa di Danny, così, no, venite... No. Così venite a prendervele, che sono tutte gratis. Ma cosa dici? Che sì, sì. Allora, magari. Via del... Inoltre, se volete anche un video dove assaggiamo tutte le Red Bull, no, io non le mangio. Commentate qui sotto nei commenti, perché anche quello sono curioso di provarle tutte. Parli con i tuoi amici. No, le faccio con te. No, sei in silenzio e mucho mucho. No, anche ti sei bagato. Tu, che te... Non riesci più a parlare, raga. Ragazzi, il video finisce qua, speriamo vi sia piaciuto e ci vediamo nella seconda parte. Ciao ciao. Delle monster. No, guarda, dei chinotti. Di cosa po'? Ragazzi, il video finisce qua, speriamo vi sia piaciuto e ci vediamo alla seconda parte del monster. Ciao ciao.